Ragazzi, non è finita qua, ovviamente. Molti di voi lo sapranno, magari chi non ha giocato no, chi lo sa, sconfitti. Io e Zekrom, sconfitti. La verità che ha guidato la tua lotta è più forte della mia. Reshiram e Zekrom hanno entrambi scelto il proprio eroe. Non avevo considerato tale possibilità. Due eroi nella stessa epoca. Uno persegue la verità e l'altro gli ideali. Che abbiano entrambi ragione. Non capisco. Come fanno due sistemi di pensiero opposti a non annullarsi a vicenda? È possibile che sia questa la formula per cambiare il mondo? Non posso credere a quello che ho appena sentito. Non sei degno di portare il nome degli Armonia. Che figlio smidollato. Eccolo qua, Gekis. Ho inculcato in Enne la sete di ideali e risvegliato il Pokémon leggendario per dare potere al mio team plasma. Tutto per arrivare a tenere in sacco la gente con la forza della paura. E fino a qui, Enne ha fatto un buon lavoro. Ma tu hai preteso una lotta tra i due prescelti dai Pokémon leggendari per difendere le tue idee e scoprire chi di voi due fosse il vero eroe. E ti sei fatto sconfiggere da un semplice allenatore. Questo proprio, però questo non lo posso accettare. Sei solo uno smidollato buono a nulla. Non sa fare altro che giocare ai Pokémon. Ho sbagliato tutto, oddio. Oddio, Creepy. Non mi sarei mai aspettato che il Pokémon leggendario scegliesse un allenatore come te. Vada bene però, che i miei piani non cambiano di una virgola. Io dominerò il mondo intero. Sarò il burattinaio della gente ignorante. Tutti mi daranno ascolto. E perché tutto ciò avvenga, è necessario che Enne rimanga il sovrano del Team Plasma. E ora che conosci i miei piani, dovrò sbarazzarmi di te. Signori miei, dominare il mondo. Ma lo scopo del Team Plasma non era quello di liberare i Pokémon. Quello era solo un espediente per reclutare gente del Team Plasma. Perché dovremmo liberare i Pokémon? Delle creature così utili? Non scherziamo. Assieme ai Pokémon gli uomini sono più forti, su questo non c'è dubbio. È proprio per questo che voglio essere l'unico a poterli usare. Sei un mascalzone. Tutto questo solo per il tuo tornaconto. Nessuno ha chiesto il tuo parere. E poi, sarà anche leggendario, ma in fin dei conti è solo un Pokémon. Creepy, non ho paura di te. Con o senza Pokémon leggendario, non vedo l'ora di vedere la tua faccia nel momento esatto in cui le tue speranze verranno infrante. Creepy. Non potete più fare nulla. Ormai nessuno potrà fermarmi. Oddio. P, non puoi chiamarti davvero P. Parte la sfida con Gekis. Questo maledetto è quello che ci ha ucciso Caracosta. La host. Chiamala host. È una batteria di sottofondo. Madonna, se è... Se dà una carica incredibile. Subito in crotuono. Oddio, quanto ha retto. E questo fa pure anticura. Non è un'ottima cosa. Una cosa del genere l'avevo già messa in conto. Bene. E allora metti in conto di salutare il tuo elefantino maledetto. Via. In crotuono. La sentenza è morte. E una a casa. Livello 55 per Raikou. Ragazzi, mi ricordo nel gioco ufficiale il suo Hydreigon. Simipur. Scimmia contro scimmia. È il tuo momento, Simisear. Chi si ricorda, raga, il suo Hydreigon? Quanto era forte, mamma mia. Aveva qualsiasi mossa. Ora, eruzione. Simisear, dai, mi raccomando. Credo in te. Non gli hai fatto niente. No, in realtà gli hai fatto abbastanza male. Magi fuoco sono di tipo normale. Sperando che non abbia sto attacco incredibile. Ottimo, 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 ottimo. Etere lama. Mi sa che è di tipo roccia sta merda. E fa pigro. E fa pigro. E fa pigro. E allora devo mandare per forza Miss Magius. Perché se ho avuto l'intuizione giusta ed è di tipo roccia, Surf lo manda a casa. Aia, questo fa malissimo. Gelamondo fa davvero male. Dai, cavolo. Surf! Maledizione, mangia... L'ho vista male questa. Ok, perfetto. Almeno ci ho preso sul tipo. E l'ho mandato a casa. Perfetto. Grande Miss Magius. Sei stato davvero fenomenale questo, in questo caso.
Sceptile. Sceptile potrebbe essere davvero un cliente, raga, ostico, ma ostico, ostico. Miss Magius, reggi. Ottimo. Ok. Qualunque cosa succeda adesso ti ritiro. Porca puttana, questo qua era un critical, grazie Mirino. Ora, fa lanciafiamme. Se fa lanciafiamme, io mando Latios, dovrei riuscire tranquillamente a reggerlo. Sperando che non mi scotti. Ti prego, non mi scottare. Non far la merda. Ok. Dragobolide. Vediamo se è di tipo drago. Non è di tipo drago e regge tra l'altro molto bene il dragobolide. No, 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 no. Qua finisce male. Qua finisce male. Questo si busta. Questo si busta, dannazione. Allora. Porca puttana, porca puttana, porca puttana, porca puttana. Qua finisce male. Qua finisce davvero male. Devo pensare. Devo... Figa, non ho attaccanti fisici io. E me ne rendo conto solo ora. Proviamo a mandare Raikou a fare un incrotuono, raga. Lui cosa fa? Ah! Allora, noi abbiamo un'ottima difesa. Perfetto. Bitorzo l'elmo, grazie! Incrotuono. Velen puntura. Non mi avvelenare, ma... A meno che non sia di tipo terra. Sì! 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 Dovremmo averlo mandato a casa. Eppure super efficace. Di che cazzo di tipo era sto coso? Non ne ho idea. Sta di fatto che è morto. Miss Magius livello 54. Gulpin. Ragazzi, siamo già a 35 minuti. Lo so, sono consapevole della durata, ma dovete capire che io sono uno fatto così. Mi piace leggere i dialoghi. Sono uno che gioca Pokémon così. Perdonatemi. Incrotuono su questo coso che però regge davvero bene. Ok. Perfetto. La battaglia sta andando abbastanza bene. Ora. Il fatto che abbia retto così bene un incrotuono stabbato mi fa pensare che magari nelle difese speciali potrebbe non essere sto granché. Però c'ha buon latte ed è una cosa che non mi piace. Proviamo un altro dragobolide, raga. Porca troia, evita l'attacco. Vorticerba. Per fortuna siamo di tipo drago, non ci fa nulla. Latios. Dragobolide. Grandissimo, perfetto, l'abbiamo preso. Sì, perfetto, avevo avuto l'intuizione giusta quando ho detto che forse non aveva ste grandi difese. Ottimo. Sti cazzi. Questo è veramente maledetto. Landorus è davvero maledetto. Landorus è quello spammato in competitive. Eh sì, è proprio lui. Allora, Drago Pulsar. Bravo Axorus. Tra l'altro deve essere molto lento e questo mi spaventa perché vuol dire che le altre statistiche sono molto alte. Questo mi addormenta, Cristo benedetto. Ricarica totale. Cannon Flash. Fa malissimo, fa un male atroce. Fa un male atroce. Surf. Ti prego, buttalo giù. Buttalo giù, buttalo giù, buttalo giù, buttalo giù, buttalo giù. Userà la ricarica totale sicuramente. Mirabilzona cosa fa? Ok, difesa e difesa speciale vengono scambiate. Il fatto che mi abbia utilizzato Cannon Flash mi fa pensare che questa sia una cosa positiva per noi. Surf. Figa, le ha scambiate giustamente, direte voi, eh. Ok. A sto punto rimandiamo Raikou e proviamo a giocarci un incrotuono. Se le ha scambiate vuol dire che adesso dall'altra parte è più debole. Cavolo, sta mossa qua non me l'aspettavo. Cannon Flash, la mia difesa è invertita, non mi devo preoccupare. Non mi dovrei preoccupare. Perfetto. Incrotuono. Vediamo se questa mia scelta paga. Ok, ce ne serve un altro. E sto maledetto fa dei mombacce. È davvero una mossa fastidiosa, raga. Non avete idea del fastidio che si può provare quando in una battaglia epica devono utilizzare ste mosse. Per fortuna lui, raga, usa solo Cannon Flash. Una cosa molto positiva.
Probabilmente sto pensando che taglierò questo video in due episodi e li caricherò entrambi lo stesso giorno. Magari a distanza di 2-3 orette, insomma. Perché sta diventando davvero troppo grande e poi è un problema anche per me da renderizzare, maledetto. Ha finito il cazzo di effetto. È finito l'effetto, si vede che è finito l'effetto. Mannaggia lui. Allora immagino che... no, non si ricarica! A saperlo, porca troia, a saperlo. Mirabil zona, ok. Ok. Raikou, dai, forza. Finta e dovremmo essere a posto. Sì. Gliene manca forse uno. Gliene manca forse solo uno. Sti cazzi, Camilla confirmed. Garchomp maledetto. Incrotuono. Ah, no, affilatore, ragazzi. Qua, se comincia ad attaccare, cosa si aumenta? Merda. Spero che abbia delle difese pessime o qualcosa del genere. Di mandarlo a casa, no, eh. Niente da fare. Non lo so, caduta massi. No, 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 no. Allora, calma. Mirabil zona se n'è andata, vero? Non gli faccio niente. Però io ho paura a switchare. Super Zanna no. Super Zanna è una mossa talmente fastidiosa, raga. Sì, finta e super efficace. Difese, difesa speciale tornano normali. Come sarebbe a dire. Ha fatto gioco di ruolo, è pazzo. Ora, se tutto va come deve andare, lo butto giù. Sì, è finita. Che ne è dei miei piani di conquista del mondo? Ce l'ho fatta. Ma che succede? Io sono il fondatore del Team Plasma, l'unico padrone del mondo. Allora, Anne, pensi ancora che i Pokémon e gli uomini debbano vivere in mondi separati? Cosa vuoi che ne sappia, Anne? È inutile parlare con lui. Mi è servito solo per impossessarmi del Pokémon leggendario. N non è che un burattino, un essere vuoto, senza pensieri e senza cuore. Nardo, l'unico che non capisce qui è lui. È lui quello senza cuore. Non vale nemmeno la pena di stare ad ascoltarlo. Hai ragione, fa proprio pena. N, avrei di certo mille pensieri per la testa, ma non lasciarti ingannare. Gli ideali non li hai cercati costretto da Gekis. È un'idea che avevi già, ne sono più che sicuro. Se non fosse così, il Pokémon leggendario non sarebbe al tuo fianco. No, io non ho nessun diritto di essere l'eroe. Ne sei certo? Comunque tu la pensi, ciò che importa è quello che farai d'ora in poi assieme al tuo Pokémon leggendario. L'unica cosa che so di sicuro è che finora abbiamo lottato assieme per quello in cui entrambi crediamo. Ma allora perché? Ascolta, N. A volte capita di non capirsi, ma non è una buona ragione per negare le opinioni altrui. La ragione non sta mai da una parte sola, pensaci. E ora, rimaniamo soli, noi ed Anne. Voglio dirti una cosa. Signori, che team. Non me la ricordavo nemmeno, pensate voi. Mamma mia, bellissima. Ti ricordi quando ci siamo incontrati per la prima volta a 420? Le parole del tuo Pokémon mi hanno scioccato. E sai perché? Perché quel Pokémon mi ha detto che tu gli piacevi. Che gli piacevi e che voleva restarti accanto. Io ripeto, ditemi che non sono bei giochi e poi, vabbè, spiegatemi un motivo, sinceramente. E io non riuscivo ad accettarlo, non capivo. Era la prima volta che incontravo un Pokémon a cui piacessero gli umani. Non credevo nemmeno esistessero. Più proseguivo nel mio viaggio, e più le mie convinzioni vacillavano. Non potevo ignorare tutti gli incontri fatti. Tanti Pokémon e uomini che si capivano e si aiutavano a vicenda. È per questo che ho voluto sfidarti, per avere la conferma di ciò in cui credevo. Volevo lottare con te alla pari, da eroe a eroe. Ma non poteva che finire così. Io,
che nella mia vita ho conosciuto e capito solo i Pokémon, anzi, solo certi Pokémon, non avrei mai potuto competere con te. Tu hai incontrato così tanti Pokémon che ti hanno offerto la loro amicizia. Il campione mi ha perdonato. Spetta a me decidere cosa voglio fare d'ora in avanti. Creepy. Hai detto di avere un sogno anche tu? Se è vero, realizzalo. Insegui il tuo sogno e fallo diventare la tua verità. Creepy, sono sicuro che tu ci riuscirai. È tutto ciò che volevo dirti. Addio. Venite a me, nostalgici. Venite a me e ditemi che questo non è il miglior gioco Pokémon mai creato. Forse, forse dopo Nero 2, ma non ne sono neanche così tanto sicuro. Signori miei, niente, è finita la serie, probabilmente l'ho tagliato in due parti perché è venuta una registrazione di 44 minuti chilometrica, pensavo di metterci effettivamente di meno. E niente, sapete benissimo che questa serie continuerà anche dopo la Lega, perché ho visto le vostre risposte, le vostre risposte dopo 44 minuti, anzi quasi un'ora e mezza, perché anche l'episodio di prima è registrato praticamente subito, cioè appena prima che questo venisse registrato. E niente, ho visto le vostre risposte, la volete tutti e quindi aspettatevi il proseguo di questa serie, ovviamente fra un po' di settimane, questo perché sarò via e non avrò tempo di registrare. Però appena tornerò, ragazzi, state pur certi che questa serie arriverà. E niente, penso sia la mia prima challenge che riesco a terminare alla Lega Pokémon senza perdere alcun Pokémon. Sono soddisfatto. E niente, cosa dire, questa serie qua, premettendo che non è finita, è piaciuta a tutti, davvero. Ho avuto un supporto che non avrei lontanamente immaginato. E wow, tanta roba, un finale epocale per un gioco fantastico, tutto stupendo, e io non riesco sinceramente a capire chi non apprezza questi giochi, perché un finale così non si è mai visto. Avrebbero potuto fare il finale in cui, non lo so, vai nella sala d'onore e via, e invece questo, questa cosa qua che è stupefacente. E niente, direi che i titoli di coda ce li possiamo anche balzare, perché a differenza delle altre volte non ho niente da dire, in quanto purtroppo, purtroppo per fortuna più che altro la serie continuerà, e quindi diciamo che i commenti finali arriveranno giustamente alla fine. Ed eccolo qua, come al solito buggato, non sia mai. N che parte col suo Zekrom. Ci ha detto un addio, sì, ma non è un addio, perché sì, tornerà in Pokémon Nero 2. Signori miei, vi ringrazio per aver visto questo video, questi due video, perché alla fine li dividerò in due parti. E niente, se questa serie... Fine intanto, eccolo qua, non è la fine ovviamente. Se questa serie fino adesso vi è piaciuta, invito a lasciare un bel mi piace, a commentare soprattutto, dicendomi che cosa ne avete pensato e rispondendo alla domanda del giorno. E niente, passate anche dai social che trovate in descrizione, e noi ci becchiamo, ragazzi, in un prossimo video.